Ciao bambini, rieccoci con un'altra attività DAD che si trova a pagina 43 del nostro libricino Primi Passi. Andiamo un po' a vedere cosa sono gli insiemi. Allora, partiamo dalla prima immagine. Che cosa vediamo? Vediamo un bambino, una bambina, un bambino, una bambina. Questo, il quinto personaggio, è un folletto. Allora, cosa ci dice la consegna? In questa prima immagine dobbiamo colorare soltanto i bambini, quindi colorerò questa bambina e questi altri due personaggi. Una volta che ho finito di colorare, che cosa devo fare? Devo cerchiare l'insieme dei bambini. Abbiamo visto che i bambini sono solo questi quattro, quindi io andrò a cerchiare soltanto i bambini. Il folletto rimane fuori perché non fa parte dell'insieme dei bambini. Continuo con la seconda immagine. Che cosa vedo? Vedo una bambina. Un folletto, un altro folletto, folletto, folletto. Cosa mi dice la consegna? La consegna mi dice di colorare i folletti, quindi colorerò questo, questo, questo e questo qui. Soltanto la bambina non verrà colorata. La consegna mi dice poi di cerchiare soltanto l'insieme dei folletti. Quindi io farò una bella cerchiatura soltanto attorno ai folletti. La bambina rimarrà fuori, non fa parte dell'insieme dei folletti. Infine andiamo all'ultima immagine. Allora, che cosa vedo? Vedo un maschietto, un maschietto, un maschietto, una femminuccia e una femminuccia. Allora, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cerchiare l'insieme dei maschi e cerchiare l'insieme delle femmine. Allora, i maschi abbiamo detto sono i primi tre, quindi io vado a cerchiare i primi tre bambini, fanno parte dell'insieme dei maschietti. Le femmine invece fanno parte dell'insieme delle femminucce. Una volta che ho trovato i due insiemi, coloro sia i maschietti sia le femminucce. Buon lavoro, a dopo!